Metalco nasce nel 1984 dall'intuizione di due giovani imprenditori, Alfredo Tasca e Claudio Bertino, attualmente ancora i motori trainanti dell'azienda, per i quali l'arredo urbano poteva diventare qualcosa di più che un semplice manufatto artigianale. Oggi Metalco è un'importante realtà industriale che, oltre al mercato italiano, vende i suoi prodotti in oltre 34 paesi nel mondo, organizzata con due unità produttive, una in Italia ed una in Francia, dove lavorano complessivamente oltre 200 dipendenti. A conferma dell'impegno di Metalco nella ricerca della qualità, nel 1999 l'azienda ha ricevuto la certificazione ISO 9002, rilasciata dal prestigioso organismo di certificazione QVOK Quality Assurance Limited. Lo stabilimento che vedete è quello italiano di Castelminio di Resana, in provincia di Treviso, sviluppato su una superficie complessiva di circa 50.000 metri quadrati, di cui 25.000 metri quadrati coperti, distribuiti tra uffici, laboratori, magazzini e produzione. Metalco è dotata di un moderno centro ricerche, in grado di sviluppare progettazione ambientale su incarico di enti pubblici e privati e organizzare incontri e seminari nel suo auditorium, capace di ospitare oltre 120 persone, approfondendo le varie tematiche legate all'urbanistica. Attualmente Metalco si è sviluppata sul mercato affiancando all'arredo urbano la produzione di nuovi prodotti, da una serie completa di recinzioni e cancelli ad una gamma di mezzi a propulsione elettrica, creando così le sue tre divisioni commerciali: la divisione arredo urbano, la divisione recinzioni modulari metalliche e la divisione mobilità. Ma entriamo insieme nello stabilimento di Castelminio di Resana. Metalco adotta le più moderne tecnologie produttive. Per il taglio dell'acciaio è utilizzata una macchina laser gestita da software di ultima generazione, interfacciato con l'ufficio tecnico attraverso un collegamento in fibre ottiche. Tutti i parametri di taglio per i materiali più comuni, acciaio, acciaio inox e alluminio, sono precaricati su database e vengono calcolati in modo automatico in funzione delle caratteristiche del tipo di materiale e del suo spessore. Per la lavorazione dell'acciaio inox, dopo il taglio laser tramite apparecchiature a controllo numerico, avviene la satinatura del materiale, che garantisce l'assenza di imperfezioni e finiture superficiali di altissima qualità. Per la lavorazione